Il Consiglio Ecumenico delle Chiese è nato ad Amsterdam nel 1948. Ad Amsterdam giunse a maturazione un percorso che aveva delle radici lontane e che negli ultimi anni era venuto definendosi nella, loro, nella sua struttura. Un percorso che era stato interrotto dalle drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale. A molti. Molti avevano contribuito alla definizione del progetto per la realizzazione di un luogo, il Consiglio Ecumenico delle Chiese, dove i cristiani potessero incontrarsi. Ma è indubbio che tra coloro che presero attivamente parte alla definizione di questo percorso, un ruolo del tutto particolare spetta al pastore olandese Willem Wissertoft. A lui si deve il progetto. A Lui si deve l'impegno anche durante la guerra a mantenere viva l'idea che ci dovesse essere un luogo nel quale i cristiani potessero incontrarsi e condividere le speranze, le difficoltà per trovare il modo di vivere insieme l'unità della Chiesa, Wilhelm Vissertofta è stato appunto il primo segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese. La scelta su di lui fu quasi inevitabile ripensando a cosa aveva fatto, detto, a come si era mosso per la definizione del progetto, ma rispondeva anche a una vocazione profonda che Willem Wissertoft aveva coltivato fin dagli anni giovanili. La sua esperienza, la sua esperienza ecumenica nelle organizzazioni giovanili nelle quali confluivano tradizioni diverse, cristiani tradizioni diverse, dove non mancavano anche le voci dei cattolici, era stata un'esperienza che l'avrebbe segnato per tutta la sua vita. Lì, in quegli incontri fra giovani, che dopo aver vissuto sulla loro pelle in maniera terribile l'esperienza della Prima Guerra Mondiale e delle ferite che la Prima Guerra Mondiale aveva portato e lasciato con sé, di come le chiese non erano riuscite a essere testimoni della pace, a farsi portavoci una cultura della pace. Questa terribile esperienza divenne per Wilhelm Wissertoft una delle fonti privilegiate nella sua esperienza ecumenica, nel suo volere essere punto di riferimento per tanti che cercavano insieme a lui un modo nel quale vivere la Chiesa, la Chiesa in una prospettiva non più di contrapposizione e divisione, ma una prospettiva di unità nella diversità, secondo quel modello neotestamentario che era stata una delle fonti primarie per la nascita del movimento ecumenico contemporaneo. Fin dagli anni Trenta divenne il punto di riferimento per il percorso, per la realizzazione del Consiglio ecumenico delle Chiese un percorso voluto dai due organismi internazionali, la Commissione Fede e Costituzione e la Commissione Vita e Azione, che avevano coltivato per anni l'idea che si potesse camminare separatamente pur condividendo la stessa aspirazione all'unità e che poi, pur mantenendo la propria autonomia, avevano deciso di dar vita a un percorso comune per la realizzazione di un consiglio ecumenico, cioè universale delle chiese, aperto a tutte le chiese. E qui sta uno delle grandi doni che Willem Wissertofta ha fatto al movimento ecumenico, cioè il suo rivolgersi a tutti i cristiani, cercare tutte le strade possibili e anche quelle impossibili, perché il consiglio ecumenico delle chiese, fin dalla sua definizione, fosse di tutte le chiese, non solo di quelle o di quei cristiani che da anni coltivavano l'idea che fosse necessario dare una casa al Consiglio Ecumenico delle Chiese. E in questa sua ricerca di unità nella diversità, in questa sua ricerca di un coinvolgimento di tutte le chiese, anche quelle che negli anni 30 subivano pesanti persecuzioni, come non pensare. A tutta la tradizione ortodossa russa, Wilhelm Wissersovt mostrò come il servizio alla causa dell'unità deve guidare la vita di un cristiano proprio perché al di là della propria appartenenza confessionale bisogna essere testimoni della Chiesa una. Nel 1948 a lui fu affidata la responsabilità di essere il primo segretario generale di un Consiglio ecumenico delle Chiese che nella immediatezza della sua fondazione cominciò a perdere dei pezzi, ma non perse la speranza e il desiderio di aprirsi al mondo e di aprirsi alla partecipazione di altre chiese che in quel momento, per tanti motivi, guardavano con sospetto, con diffidenza, con preoccupazione la nascita del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Fu lui a guidarlo per anni in anni non semplici, di fronte a una contrapposizione ideologica che divideva il mondo e della quale il Consiglio Ecumenico delle Chiese non solo denunciava la pochezza culturale e la povertà spirituale, ma che, di fronte a questa contrapposizione ideologica, che era anche una rincorsa agli armamenti con i quali Costruire una politica del terrore e della diffidenza, il Consiglio ecumenico delle Chiese con Willem Wissertopf lanciava delle proposte e dei progetti che, nel corso degli anni, nel corso dei decenni, da un'apertura al dialogo interreligioso alla riscoperta di un rapporto privilegiato con il popolo ebraico, alla ricerca di una cura del creato che fosse rispettosa del dettame evangelico, alla lotta a ogni forma di violenza. Proprio queste idee che negli anni nei quali Willem Wissertoft fu segretario generale, il Consiglio Ecumenico delle Chiese lanciò queste idee poi costituirono e costituiscono un patrimonio prezioso per il, per il Consiglio Ecumenico delle Chiese e più in generale per il movimento ecumenico. Naturalmente Villem Wissertoft fu anche segretario generale negli anni del Concilio Vaticano II. In questi anni. Certo, il Consiglio Ecumenico delle Chiese celebrò la sua terza Assemblea Generale a New Delhi nel 1961, un'assemblea particolarmente rilevante e significativa per i temi, per i soggetti, per gli ingressi che arricchirono il Consiglio Ecumenico delle Chiese e aprirono nuove prospettive, quelle prospettive per le quali aveva lavorato. Wilhelm Wissler Toft per anni, cioè prospettive di una riflessione ecumenica che avesse una dimensione teologica, spirituale, etica, pastorale, che avesse dentro di sé quella forza per aiutare i cristiani a essere insieme testimoni nel mondo, per dare forza alla propria missione. Attento osservatore del percorso della Chiesa Cattolica. Negli anni del Concilio Vaticano II, un percorso per il ripensamento della sua partecipazione nelle forme e nei contenuti al movimento ecumenico, Wilhelm Wissertoft portò alla luce del sole i tanti rapporti che da decenni aveva con cattolici, teologi cattolici, vescovi cattolici, e proprio portando la luce del sole consentì al Consiglio Ecumenico delle Chiese di iniziare una nuova stagione di rapporti diretti con la Chiesa Cattolica. Il gruppo di lavoro comune istituito durante il Concilio Vaticano II, appena pochi mesi dopo l'approvazione del decreto unità di Integrazio, è uno dei frutti più significativi di questa nuova stagione. Ma l'eredità di willem Wissertoft è ancora così viva al Consiglio ecumenico delle Chiese, nel movimento ecumenico, un'eredità alla quale i segretari che si sono succeduti a Willem Wissertoft hanno coltivato e declinato hanno arricchito e sviluppato e questa eredità costituisce una fonte e un bene prezioso per tutti i cristiani un'eredità di dialogo per una riconciliazione delle memorie per una testimonianza comune nel mondo che anche Papa Francesco nei numerosi incontri anche di recente coi segretari generali del Consiglio Ecumenico delle Chiese, ha voluto evocare e ricordare come un bene prezioso per tutti i cristiani.